Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Prince of Persia. Ok, siamo di nuovo tornati dopo questa. Dopo un bel po' di tempo che abbiamo passato di nuovo nelle prigioni, siamo ritornati a un altro episodio nella. All'interno delle stanze reali. Qui c'è una piccola cosa. Tutta la parte a sinistra non è dove devo andare, anche se sembra così. Infatti c'è questa stanza, che non è così semplice da affrontare. Lui non mi viene incontro, come avete visto, perché c'era la cosa che cadeva, per quello non mi è venuto subito incontro. Quindi un piccolo segnale, insomma, per farvi capire che dovete voi muovervi. E adesso vediamo di andare da questa parte. Questo è lo schema dove tutto cade, o comunque tanta roba cade, come avete potuto vedere. Non posso arrampicarmi di qua, perché appena mi arrampico lui mi dà una spadata e mi uccide, perché non ho il tempo materiale di tirar fuori l'arma. Quindi quello che dobbiamo fare è andare da questa parte, saltare da qua, no, saltare un po' prima. Quindi vediamo di riaprire la porta, dobbiamo saltare proprio in quella casella lì. Cioè qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo su di qua, ma non serve affrontare lui. Infatti lui sarà un personaggio che non affrontiamo, possiamo fare così e salire di qua. Ciao babbeo, addio babbeo, perché di là non c'è niente, come potete vedere. C'è solo una parte dove c'è un vicolo cieco. Noi possiamo correre. E adesso sta cadendo tutto, come potete vedere, e siamo arrivati dove c'era questo personaggio qua prima, che adesso possiamo affrontare in maniera normale. Ci ha dato il tempo, insomma, di estrarre l'arma. Quindi dovremmo riuscire. Potremmo anche mettere via l'arma e scappare. Per mettere via l'arma basta fare giù. Ma possiamo anche ucciderlo in questa maniera. Quindi continuiamo ad andare avanti. Qui c'è un'altra pozione per recuperare energia. E continuiamo ad andare avanti. Come facciamo ad aprire quella? Adesso capiremo come. Spam. Spam. Facciamo un po' di finte. Au. Spam. Spam. Mettiamole le strette. Mettiamole le strette. Come faccio ad aprire quella? Vedete che questa è una zona che si può distruggere. E facendo così apriamo la porta. Continuiamo ad andare avanti. Au. Avrei dovuto premere quella, quindi dobbiamo adesso ritornare indietro. Ce la facciamo a ritornare indietro? Bella domanda. Magari devo ricominciare il livello. Vediamo se siamo in grado di uccidere questo. Aia. Ok, ce l'abbiamo fatta ucciderlo, ma devo premere quel bottone là sopra per finire lo schema. Quindi ci tocca tornare indietro. Rifare tutto lo schema? Rifare tutto lo schema? Eh sì. E quindi facciamolo velocemente. Allora, di nuovo, di qua. Se non sbaglio basta saltare qua, però c'è quella che dobbiamo premere. E adesso possiamo di nuovo andare di sopra. Quindi in realtà si perde tempo, ma in realtà questo schema si può rifare tranquillamente. Basta mantenere la calma. La calma è il segreto proprio di questo gioco, perché se vi arrabbiate cominciate a morire tante volte ed è un problema non da poco, insomma, morire sempre. Se morirete tante volte perdete solo che tempo, quindi il discorso è proprio questo gioco insegna molto la calma, devo dire. E qua vediamo di continuare avanti, siamo ritornati dove eravamo, quindi facendo così premiamo questo, aspettiamo che si apra, facciamo il nostro passettino perché così posso saltare di qua e come vedete siamo ritornati subitissimo da questa parte. Allora, da questa parte scendiamo, evitiamo di scassarci le ginocchia e abbiamo finito un altro schema, quindi ci vediamo ad un altro episodio. Io sono East Brave, grazie della visione, namaste and be brave.